Il film sarà distribuito presso sale cinematografiche, fa parte anche di un progetto culturale education per le scuole in tutta Italia. La tematica del film è particolare perché è un progetto che affronta un tema sociale delicatissimo, cioè quello della violenza sulle donne, attraverso un'antica ma attuale opera teatrale in tre atti scritta da Pirandello. E tratta con delicatezza un fenomeno molto controverso come quello della violenza di genere, con risvolti che incidono sul tema della maternità, sullo scontro fra il femminile e il maschile, fra il destino e la maternità della donna e il piccolo egoistico edonismo dell'uomo. Protagonisti maschili: Giuseppe Celesia, Ferdinando Lottuccio, Maurizio Riotta, Mario Pupella, il quale tra l'altro ha partecipato al film Io l'altro con Raoul Bova, protagonista principale del film Angela. Protagoniste femminili: Rosalia Gargano, Sandra Zerilli e Stefania Blandeburgo. Doveroso citare anche i direttori della fotografia, assieme a Geno Bordaro, Sergio Fiorito, che è qui con noi questa sera ed è presente. Prego. Citiamo anche operatore di ripresa e montaggio, Mimmo Romeo, le scenografie sono di Nikita Schifaudo e Alessia D'Amico, la quale tra l'altro ha avuto esperienza nel film La trattativa di Sabina Guzzanti. Quindi dicevo, Giuseppe Celesia ha curato la regia, quindi direzione, sceneggiatura e ruolo di interprete. Tra l'altro è direttore artistico dell'Associazione Teatro e Vita Onlus, nonché attore, commediografo, regista di opere teatrali e cinematografiche. Per cui ritengo doveroso citarne qualcuna. Di Luigi Pirandello si è occupato dell'Innesto, della Patente, L'uomo dal fiore in bocca, La giara, Il berretto a sonagli, Lumia di Sicilia. Ha curato la regia di Trappola per un uomo solo di Robert Thomas, Tre sull'altarena di Luigi Lunari. Celesia ha scritto anche diverse opere tra commedie, musical, film, cortometraggi e lungometraggi, di cui ha anche curato la regia. Milano nel di Giappone. Ora, la commedia in effetti è troppo avanti rispetto al periodo in cui vive Pirandello, per cui la società di allora non era in grado di coglierne le sfumature e cavalcarne gli interrogativi. La commedia tratta appunto di Laura e Giorgio, sposati da 7 anni, che non possono avere figli, perché sembra che fra i due vi sia incompatibilità genetica. Laura, che era appassionata di pittura, una mattina si reca nella villa della città per trarre ispirazione per i suoi dipinti, però viene brutalmente stuprata da un maniaco e di questi resta incinta. Giorgio si sente in trappola naturalmente. Quindi l'uomo in questo caso che si sente in trappola, mentre la donna incinta si fa più determinata, caparbia, pronta a capire le ragioni dell'altro senza dimenticare di difendere quello dell'uno che porta in grembo, del bambino che porta in grembo. Quindi, come dice lo stesso regista, c'è una certa inadeguatezza dell'uomo a immedesimarsi nella problematica femminile. Ora, oggi come allora, quindi sono passati tanti anni, ma il problema resta sempre. Quando ho deciso 2 anni fa di scrivere una storia per il cinema e sinceramente cominciando a sentire la problematica, visto che poi il tema sociale dell'anno 2015 è stato quello della violenza sulle donne, mi sono sentito quasi istintivamente portato a trasporre in chiave cinematografica quest'opera perché ne sono particolarmente legato e perché credo che vada conosciuta, visto che è considerata una delle opere minori, meno conosciute perché appunto, come dicevamo poc'anzi, visto il periodo in cui è stato scritto, magari ecco, l'atteggiamento sociale di quei tempi non era abbastanza aperto, ma tuttora, tant'è che nello scrivere questo film io ho calcato molto la mano sul nostro atteggiamento maschile, perché mi chiedo, e forse il pubblico poi può darsi che lo so, se lo chiederà anche alla fine del film, quanto ancora ci sia di maschilismo nella nostra società siciliana, ma forse in generale, quanto male facciamo a volte noi alle donne, sia fisicamente, ma anche moralmente, psicologicamente,
a seconda di come è la nostra reazione. Per cui nel nostro film io ho voluto anche calcare la mano sull'atteggiamento maschile, spesso appunto inadeguato di fronte a una problematica così forte e così delicata anche per la donna, di riuscire a capire, ecco, come affrontare certe cose. L'intelaiatura centrale, tutta la storia, ovviamente abbiamo cambiato il linguaggio perché è stato scritto per il teatro e nel 1917, per cui l'abbiamo trasposto in chiave cinematografica, andando anche a raggiungere determinate situazioni senza stravolgere ovviamente quello che era l'intento di Pirandello, però cercando di ravvivare un po' quello che è la scena, visto che teatralmente ha un linguaggio completamente diverso. Però abbiamo pensato e speriamo, ecco, di essere rimasti assolutamente fedeli a quello che è il pensiero pirandelliano. Infatti Filippo cosa dice? Ah, la pianta per sé bisogna che sia in succhio, signora. Questo sempre, che se non è in succhio l'innesto non lega. Laura risponde, in succhio, non capisco. Eh sì, in succhio vuol dire, come sarebbe? In amore, ecco. Che voglia il frutto che per sé non può dare. Quindi vediamo che è molto importante. Quanto conta l'amore nel vostro film? Tantissimo, come in tutte le cose che ci circondano, a mio avviso. In particolare questa scena, per me è la scena chiave del film. Io l'ho voluta lasciare, anche dal punto di vista del linguaggio, quasi inalterata proprio al linguaggio pirandelliano, perché è talmente forte, tant'è che dà il titolo al film. Ed è bello questo parallelismo tra la donna e la pianta non fertile, perché si gioca tutto lì poi. Quello che si svilupperà successivamente, cioè il giardiniere appunto fa capire che l'innesto, quindi queste radici strappate da una pianta che può dare dei frutti e innestati in una pianta non fertile, potrebbe essere la chiave di lettura anche in una donna, purché ci sia questo succhio, questo amore nei confronti delle persone che la circondano e della famiglia stessa, ecco. Affrontare il problema della maternità. Oggi una regista, Monica Conti, dice: sembra che Luigi Pirandello operi in uno svelamento progressivo di immagine, sghembo, come quando vogliamo raccontare e in parte nascondere argomenti troppo sporchi. Condividete voi questo giudizio? E se sì, come vi siete mossi per superare questo disagio? Beh, allora, leggendo e studiando l'opera, poi è chiaro che ognuno la interpreta a modo proprio. Personalmente dico che sì, Pirandello ovviamente ha scritto in un contesto storico particolare, per cui c'erano anche dei tabù, c'era anche un modo di vivere completamente diverso rispetto a oggi. Noi abbiamo attualizzato intanto l'opera. Ritengo che in parte è vero e in parte no che Pirandello non abbia voluto affrontare il tema della maternità. Secondo me invece, poi scoprirete perché nel film, è affrontato. Noi l'abbiamo ulteriormente sviluppato con delle decisioni che poi, ecco, vedrete via via nel film. Velocissimamente qualche notizia sulla scheda tecnica del film. Diciamo, sono stati circa impegnati un anno di lavorazione, 4 mesi per il montaggio. Abbiamo girato con qualcosa di nuovo, che in questo momento a Palermo forse siamo gli unici. Una macchina da ripresa che si chiama Blackmagic, che usano già a Hollywood e che praticamente riprende in 4K, significa il massimo in questo momento della definizione, e il tutto lavorato con delle color correction, si chiama, cioè adattare il tutto a una visione dell'immagine che si avvicina tantissimo alla pellicola. Noi abbiamo girato in digitale, ma spero che quello che abbiamo fatto si noti, quindi la differenza tra una pellicola girata regolarmente e la nostra, insomma, si dovrebbe notare poco. Dicevo, 250 persone circa che hanno lavorato, un anno di lavorazione, considerate che siamo tutti più o meno professionisti e affermati, ma abbiamo lavorato nei giorni di libertà, il sabato, le domeniche, di notte, i pomeriggi, la sera, nelle location più assurde, affrontando dei disagi pazzeschi, del tipo che scene che dovevano figurare di giorno erano girate a mezzanotte, e ne vedrete alcune qui, spero che non si noti troppo la differenza, o situazioni in cui l'ambiente non c'era molto propenso, per cui affrontare difficoltà, la gente che passa, quello che si disturba. Diciamo che ce l'abbiamo fatta perché eravamo tutti pronti e prontissimi. Via,
non avevano notato che tutto. Però questo in fondo ci ha stimolato, abbiamo cercato di dare il massimo, il mio collega Gero Cordaro, con cui abbiamo condiviso diciamo abbastanza egregiamente il compito, ci ha permesso di lavorare e di rendere tutto abbastanza verisimile, nel senso che abbiamo preso gli ambienti naturali, quindi gli esterni e gli interni, cercando di dare maggior forza a quelle immagini che, ancorché interessanti, forti, eccetera, dovevano dimostrare con l'ambientazione il senso che voleva il regista, il quale è stato estremamente cocciuto, l'abbiamo fatto impazzire perché spesso diciamo, non riusciamo a intenderci, ma poi alla fine era tutto consolidato. Non voglio rubare altro tempo, grazie di tutto e passo la parola. Finalmente, signorina Zinella, spero che il fato seconderà le mie brave, che il cielo e chi lo comanda mi concederà l'onore di conseguirla per mia consorte. Chi dice? Mi la piglio mi moglie! Qualche. Siamo quelli che comprano praticamente la metà dei suoi ragazzi. Usaccio, ma non ci posso fare niente. E i nipoti, zita! Oh. Non è vero. E noi un rompito con le fusti malidono! Mi perdoni se insisto, ma Zinella non è sposata. Dai, rompita, ma che sei sordo? Rompita, ma è nata! Ah. Come sta D'Alfio? Il figlio del suo fattore. Io sogno libero di promettere l'acqua, dico io da tale mondo a zio. E la conceda ad un villano per il miserabile intento di risparmiarla dopo. Ma voi l'avete signora? Ora io ho più soldi, posso fare un matrimonio di interesse a te dei nipoti? Ma che mi piglia se mi faccio morto di fame, di qualche miserabile? Io sono a me di nipoti nel cerimonio, se mi dai il cerimonio un contatto. Allora, perché suo nipote non la concede? Stavo dicendo, perché non la dà a me? Perché la prendo senza dote. Ah! Che significa? Che la dicisti? Che me la prendo senza dote. Aspetta, non ti sento giusto, Giova! Così non c'è suo altro figlio. Tanti ne altri, tanto torto in nave. A mia mi pare che altri, tanto assanti nella nulla pensa. Anzi, mi pare che nulla pensa proprio per niente. È vero a tutto. Però io mando pensare. E mando poi il novenario di sparagliere, mi sta facendo di mascumare, va? E certo, chi ti interessa altro di maritare Sardinella? Altro ti interessa sia? E allora tu la mariti? Ma io non voglio maritare. Ma io pure stanza proprio. Hai lasciunati? Ma no, cuginella! Sardinella, aspetta che io lo saccio con cui si vuole maritare Alfio. Lo sa? Bangi, Bangi, dove volete maritare? Ma l'ha avuto sotto all'occhio, non ha capito niente. Ma di chi sta parlando? Aspetta che non facciamo spiegare di preciso. Altro te la può maritare tua Carmela? Magari. Magari, ma mica qualcuno ti può maritare. Magari non potessi fare, ma... Ma Carmela non mi vuole più. È mia moglie. Giova, la può maritare, tu hai 90 anni. Questa è mia moglie. Oh, finalmente. Grazie signora Fortuna, grazie. Che figli, che figli!
Vedete, mi sfregognato! Che cosa? Che l'ombra! Vai, vai, punti! No! No! Sto cartone! Di marità! E allora? Andiamo ad accordo, ma sali a maritare e che ti ci stiamo a me minore la contenta! Sì, ma scondamate con la vacante! Di marità che cammare! Ma marità, stiamo a cammare! E non mi sta perdendo! Marità mia, e non a cammarella, si marita una picciotta, bella ed onesta. Ora, ora mi spada la fate spingere con la faccia, ma stanci va! Ma che va a fare, come sei, come anche a giro, ma che va a fare? Marità, non ne so altro, altro, lasciati rustare, se no come fa te? A fare la chiesa, a l'inca le tasse, oh. E fuori le cavole, ma che colpa ne hai io, se me la scio babbo per figlio, ma io ne connescio! Non c'è la stessa calmona! Che c'è giù a un tigamau, giù a un c'è! Che è sta condizione di c'è? Che po'! Che c'è uno fuori, uno! Uno, vai a uno! A uno, un mano uno! E pure si dà, si dà! Ma e poi facciamo anche con suo mio marito e ci casate con il cazzo. Suo marito sono nel bolso usato lasciatemi stare qua, a così continuo a servirla, una grazia. Senza pagato? Senza la lira, giù. E allora, mi vuole essere? Mi sta sorprendendo, e che campa d'aria? Ma sì, che la fai voi, io hai un bisogno, non di vittura, e soldi di pagare, un cinnaio. E ce l'avevo, aspettate. Sono venuto di tuo figlio. E che giorno è buono a niente. Ma si fa aiutare di me tutti i giorni a niente? Giulla, ma che c'entra Giulla, non lo fa la dentro di casa, che ci casi? Ci casi, ci casi, e come si Giulla a niente ci volessi casi? Per farlo ci lo date, non facessi finta non capire. Io? Per una volta datemi la mano. Sangue! Arrasto di mamma mia, porta Giulla! Dio! Giulla, per favore, parla come ti dici tua madre! Chi sta le mogli? E chi sta il mio marito? Grazie.
Ci posso dare io questo tempo? No! Scusa, come no? Sì, quella dici sì. Quella dici no? Arrivava un pochino punzato ma giusta ragione. E' un nani bisogno di soldi. Salutate e cacciamo! Ciao me! Ciao! La sua persona che è il suo punto di vista. Ma che le costa dirmi qual è il nome del fidanzato? Quanto è questo che mi costa se non ci mettiamo l'interesse? Un interesse e basta! E allora, prima che mi accomiati da questa sua casa, glielo dico io. Oh, mi scusa! Lo so! Scusa! Mi vuole pigliare di lì, ma da avanti dillo pure! Alfio, il figlio del suo fattore Pasquale. E andiamo da disse! Eh no, anch'io ho i miei segreti. Tu glielo dissi! E glielo dirò. Se lei prima ammette di aver promesso suo nipote l'altro per il miserabile intento di risparmiarla dopo. Ma che è stupaloso, ma ci fai la bocca di latte che mi canto quasi una casa. Ma io devo dare conto a te, a ricare. No, lei non deve dar conto né a me né a nessuno. Su, ma dici, sa, e scacciare, ma che ne va? Ciao, ma io fai una roba, mi si canto, ma... Scusi il dito! Ora, pezzo di pollo, senza ora! Ora, dai, ora! Quanti che la conosco l'uscita! Avanti alla, all'auditorium di Porto Empedocle in provincia di Agrigento a parlarvi, a riferirvi come di consueto della mia lettura dei giornali di oggi. Mi vedete con il mio casco della bici e qui c'è la bici. Ed ecco qui l'auditorium. Oggi vorrei cominciare con Pirandello. Ho scoperto che nella nuova stagione del Teatro Libero di Palermo ci sarà anche personaggi tratto da Pirandello con la regia di una donna. Nei giornali di oggi dovrebbe essere il 15 di settembre, no, il 16 di settembre, ma questo video potrebbe essere pubblicato molto dopo, ma ciò a cui faccio riferimento è qualcosa di valido, quindi che rimane al centro della nostra attenzione. Uno spettacolo del Teatro Stabile di Catania. Sono qui davanti all'auditorium di Porto Empedocle. Con la mia bici, uno spettacolo di Luigi Pirandello, mio concittadino, l'uomo, la bestia e la virtù, l'uomo, la bestia e la virtù. Vi è stato peraltro un progetto qui in provincia di Agrigento, a cui è dedicato un mio video. Lo trovate su CM Libri su YouTube, il mio canale CM Libri su YouTube. Il progetto si chiama La strada degli scrittori, vi basta cercare La strada degli scrittori CM Libri oppure Luigi Pirandello CM Libri, così potrete trovare i miei video su Pirandello e La strada degli scrittori, oppure potete anche cercare Luigi Pirandello La strada degli scrittori CM Libri. Quindi Luigi Pirandello, poi ci saranno anche il Re Lear di William Shakespeare, ma anche l'Orestea, se ricordo bene, l'Orestea, sempre al Teatro Stabile di Catania.
Altro evento importante in Sicilia, a Taobuk, ci sarà lo scrittore turco Orhan Pamuk. Ci sarà lo scrittore turco Orhan Pamuk, ci saranno altri eventi, in questo momento non ricordo. Passiamo a... Va bene, passiamo ora ad altro in un altro video che vedrete qui, un video su un libro dello scrittore Stefano Bucci. Vi rinvio ad altro video, quindi a presto.